solo, tanto sto comunque in camera, quindi ti vedi. Ok, io parto. Salve ragazzi, eccoci. Sono con Dictato che va a fare un po' di cose sue. Intanto andiamo a esplorare. Abbiamo un po' di missioni da fare. E speriamo in bene che vada tutto bene e non moriamo male. Ok. Il nostro primo obiettivo non è più quello perché è troppo lontano. Quindi andiamo direttamente al nuovo, che non si trova neanche troppo lontano da noi. E approfittiamo. Avevo scoperto che il pitone non ha paura di noi quando non abbiamo un'arma. Questo ho scoperto ed è una cosa interessante. Buona a sapersi fino a un certo punto. Allora, noi eravamo lì e non è andata bene. Ora noi dobbiamo trovare un nuovo avamposto. E tu che ci fai là? Ah, giusto, sei vicino al tuo nido, presumo. Ok, non rompe quel bastone, per favore. Grazie. È l'unica cosa che hai adesso. Oh, ma oh, il coso della cura proprio non ve lo ricorderete mai in tutta la vostra esistenza. Quello che ci interessa a noi. Quello ancora dobbiamo capire come cacchio arrivarci. Allora, vediamo un po'. Che possiamo fare? C'è un pitone là. Lì avevamo ammazzato il Smilodont. Intanto facciamo un po' di esplorazione. Allora, noi dovremmo andare per... non qui. Ok, per di là. Ok. Andiamo con calma, non succede nulla, andiamo. Allora, vediamo un po' di fare un po' di... Ok, vedi qua c'è un bel fiume e quindi noi dovremo andare per di qui. Perché dovremo trovare la nuova area. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora, noi dovremmo andare... O qui o lì sopra. Teoricamente dovremmo andare, credo, prima lì. Perfetto. E poi andiamo dove c'è il primo meteorite. Che sembra strano, ma non abbiamo una missione. Cosa molto strana, non abbiamo una missione. Hai fatto il cambio generazionale? O forse dobbiamo fare più cambi generazionali del previsto. Ma l'obiettivo ancora non te lo dà. No, sto pensando che ora ha detto il cambio generazionale. Io credo che dobbiamo fare un bel po' di cambi generazionali per arrivare all'obiettivo che vuole. Ma te lo dovrebbe segnare, però, fa il cambio generazionale. Cioè, te lo dovrebbe ancora segnare. Non me lo Non dà. ti esci niente premendo la freccetta in alto. No. Allora, però possiamo fare una cosa interessante. Qua noi andiamo molto in discesa. Quindi quello Vabbè, che... continuiamo a esplorare. No, quello che sto pensando, andiamo lì, vedi? E poi da lì saliamo verso là, che mi sa che è molto più lontano rispetto a quello. Dove noi eravamo di là, che non è cosa, per il momento ci andremo in un secondo momento. Ok. Ora vediamo dove ci troviamo, perché noi abbiamo scoperto il nuovo luogo non molto lontano. Ok. Questo è quello più intelligente, raga, ricordiamoci che è quello più intelligente. Quindi ora vediamo se riusciamo a essere abbastanza intelligenti e bravi. C'è qualcosa. Pom. C'è stato qualcosa che mi ha infastidito. Cosa? A parte le api.
che è meglio stare lontano, abbiamo capito che non è una cosa buona. Cosa che mi ha infastidito, mi ha spaventato. Non è, quello è cibo, grande. Cacchio è? Ah, un uccellino, minchia, mi ero spaventato un attimo. Il cibo nostro preferito, quello là contro la pioggia. Andiamo direttamente là a sto punto. Io spero che non becco il mamba verde perché veramente dà un fastidio se... Cambia mano, mangiamo. Ok, così se piove ragazzi siamo tutelati e forse anche dai danni fisici, vedete? Così siamo più sicuri. Ecco qui. Dovremmo tecnicamente anche bere per sicurezza, però, eh? Però quell'acqua è pericolosa se ci finiamo male. Ok, esploriamo perché dobbiamo capire. Ma è già buio, fra poco, mizzica. Vabbè, ci mettiamo qui e dormiamo, ragazzi. Purtroppo ci tocca, ragazzi, non possiamo... Ancora di magna. Vorrei dormire, però devo lasciare l'arma e cade lì. Va bene, ragazzi, ci addormentiamo qui e aspettiamo che si farà giorno, ragazzi. Intanto vediamo se sogniamo qualcosa che ci fa pensare. Ah, vedi? Vedi che li hai messi tutti insieme il cibo. Quindi dobbiamo cercare di metterli tutti insieme il cibo. Un aereo di cibo nella... Ok. Di fare i movimenti, quindi a posto. Ok. Ho buttato il mio robo per dormire, quindi ok. Ora fa di nuovo freddo, quindi sicuramente secondo voi non avremo la sfortuna del cambiamano, la sfortuna del maltempo e della pioggia, quindi meglio mangiare il più possibile, ragazzi, di cose. Soprattutto vi fa cuocere perché posso darci molto fastidio. Ecco qui, almeno siamo a posto. Bene. Cambia arma, mano, braccia, gambe, come vuoi tu, e andiamo. Ora vediamo di non rischiare mazzate, quindi andiamo per di qua. Cerchiamo di stare sempre in un punti alti. Questo non è un punto alto. Ok. Ok, questo è tutto... Ah, ok, è un'altura qui. Ok, siamo forse tranquilli. Da qui possiamo vedere che cosa c'è. Ok. Ok. Quindi si scende drasticamente qui, signori. No! Minchia. Vabbè, Com'era si scende? si scende, ma non volevo scendere così. Vabbè, che tenevi la protezione, per fortuna tenevi la protezione all'infortunio. Ho capito, però sai che era troppo alto, ha fatto un si è sentito il suono della... Perché tenevi la protezione? Se non avevi la protezione, ti eri spaccato qualcosa. Sì, assicuro, eh. Troppo tranquillo sto posto, non mi piace, perché è così tranquillo? Possibile che qua conosciamo tutte le aree? Ah no. Vabbè, considera che tu hai sbloccato pure i cosi della memoria, adesso qualche cosa della memoria in più te la sei...
la si è sbloccata, quindi. Sarà più difficile nel tempo avere tutte cose perché avremo sempre esperienza memori di memoria. Cioè, è buonissima come cosa, però, mamma mia, ci aumenta la fatica di apprendere. Cose belle. Infatti non le vedeva manco, che tristezza. Non è solo. Fango! Dammi il fango! Fango! È lì. Non è che c'è qualcuno prima, voglio essere sicuro. Ah, è un'aria. Cambia mano. Prendi. Applica, applica, fango, fango. Vai, vai, vai. Sporcati, sporcati tantissimo. Tre. Guarda quante protezioni! Hai visto? Buono, stai almeno così, è protetto pure da eventuali bestie che ti fanno fanghia. Questa è una zona difesa, ok? Queste sono le Zona troppo tranquilla, per quale motivo non mi piace? Ma è una zona di sicurezza qua, no? È un'oasi tranquilla qui, figo. Potrebbe. Ma c'è una piccola grotticina qua. C'è un piccolo passaggio qua. Ma andiamo indietro però. Eh no, però era per scop l'ho scoperto, figo. Mi sembra che c'è anche il passaggio, diciamo, sotterraneo. Ora però c'è un problema. No, Cioè, sotterraneo. mo c'è un problema però. Vedi che l'acqua è molto rapida, l'acqua qui. Qua ci facciamo una brutta finta, non sappiamo muoverci Sì, bene. infatti ci sono le rapide. Quindi non è un buon posto tranquillo, tranquillo dove stare, eh. Vai, creiamoci un bel canotto, facciamo drifting. Ma hai capito, eh? Sarebbe troppo figo, però. Ma non funziona così. Minchia. Ma l'acqua, se ci vai, secondo me ti si porta, eh? Sì, ma ti ricordi quella cascata che c'ha quasi buttato fuori, infatti. Beh, Ah, però intanto. aspetta, vedi, ti hanno messo i punti di terraferma in mezzo all'acqua. Probabilmente devi andare di isolotto in isolotto, probabilmente. È pericoloso, molto pericoloso. Per Già. Ma il punto dove dobbiamo andare noi, dov'è? Quello lì di Lì fronte. sopra. Lì sopra. No, sempre dritto, no, sempre dritto, però dovremmo poi andare là dove ci sta il fumo, quello è fatto. Vabbè, possiamo provare a passare dove, proprio sotto la cascata, che la corrente non dovrebbe essere troppo forte. No, noi adesso andiamo dritto per dritto, perché il nostro Ah, vuoi obiettivo. andare prima al punto interrogativo, quindi. Sì, perché quel punto interrogativo mi sembra che è più vicino rispetto a quello che conoscevamo noi, dai. Sì, intanto. Sì, perché. Vedi quanto è lontano quello? Vedi quanto è lontano. Qua dietro tieni un cerchio con un punto interrogativo, È perché dovrò. la palma del cavolo, non Ah, so. sempre la solita parte. La palma dobbiamo capire come cazzo si scopre, però. Sì, olè. Allora. Noi ci proviamo, però, eh. Minchia! Ah, e allora gli salotti sono fatti apposta. Sì, ce li hanno messi apposta perché. Perché la corrente ti sopporta. Ok. Mo' tutto tira verso di là. Ottimo, Guarda prendi. come si stanca! È tutta Minchia, ti forza. massacra la corrente! Eh sì. Vabbè, è giusto, eh? È giusto che sia così. Ma qua Ok. però se peschi qua dovresti prendere un pesce, perché questo è un torrente, non è quella cosa paludosa e melmosa che tenevamo da noi.
quell'acquitrino piccolo scarso. Questo è un torrente proprio, quindi qua dovresti prendere proprio i pesci, è questo. Aspetta. Ho sentito qualcosa di brutto. Tipo ruggito, Sì. poi chiudi un attimo su un albero e già non si guarda. No, sì, lo sento pure io effettivamente. No, è un fagocero, però l'ho Ah, un capito. fagocito, vabbè, questo no, non può essere. Vabbè, no, io sto comunque sentendo gli odori perché devo comunque. No, secondo me sta dall'altra parte. Non lo percepiamo, quindi è lontano, cioè lo sentiamo ma è lontano. Ora tu mi dirai perché siamo andati qua se forse dall'altra parte dovevamo andare dall'altra parte. Chi ha preso come scimmia per l'esplorer? L'intelligente, che Sì, mica? quello intelligente. Ah, vedi, quelli l'hanno messo apposta queste rocce, perché sennò le rapide non le saresti riuscite a passare. Ok. Però figo. Ok. Che cacchio ho preso in mano? C'è un bastone. Ah no, non riesco. Una rana, ma che era? Non lo so, forse era fango, però avevo già usato, non lo so. Mamma mia, quando sono andato troppo lontano comunque. Credo che sarei talmente lontano che proprio partirà la cosa del luogo, eh. Te lo dico, eh. Ma infatti, che cos'è quello? Ah, per Ah, scavare quello interno, d'antipatia, sì. Lo ok. potresti anche fare perché il bastone ce l'ha. Sì, però vorrei prima capire dove sto andando. Se no, non andiamo da nessuna parte, bro. Ci vuole distrutto, non è che Ah, ah, quello guarda, lì. ci sono arrivato. L'ho scoperto, guarda, per poco non l'avevo sgamato. Incontro dei fiumi, l'avevamo notato. Sì, le rapide. Però non teniamo un cazzo di obiettivo, porca miseria. Ma secondo me è andare alle cose, anche se non te l'ha detto, perché ti ha fatto la cinematica. Sì. Dici di andare ai cosi, eh? Guarda. Vedi come sono allineati quei due luoghi nostri, vedi? Vedi, uno e due. Adesso i prossimi più lontani sono... aspetta, il prossimo deve essere... Dove cazzo sta? Ah, ecco lì. Vabbè, questo è fattibile, non è troppo distante. E poi basta, poi ci dovrebbe stare quell'altro che è ancora più lontano, che guarda dove sta, vabbè, anche qua, ho tanti punti. Ok, andiamo con calma, signore. Dall'altra parte, ok. Ok, stavo guardando se c'era qualcosa in zona, perché in realtà non sto manco annusando. Fango? Lumache. No. Quando ci sono lumache. Lo mo stava a dire. Quando ci No, sono lumache. Quando ci mica sono. il biscetto del cavolo, Sì, no. purtroppo sì. E No. quindi andiamo a lì. Lo sapevo io. Questo già l'abbiamo scoperto, chi l'ha fatto? Dobbiamo sfondare pure una zona oscura. Ma ci stava, eh?
occhio solo alla biscia. Sto cercando solo di capire dove posso andare a continuare a vedere. Prima che ti cade in panico, perché la biscia si trova qui in zona. Grande. Continuiamo a sgamare. Ok, un'altra cosa è quasi far riempito il pallino, quello là sopra l'occhio, quindi si fa, ci siamo quasi. Vai, ora metto a sentire gli odori, vediamo se riesco a... No, gli odori non servono. Cavolo, mi servirebbe... Guarda quel No, bastardo dov'è? credo che devi andare proprio di identificazione, no, con gli odori. Lo so, per questo vado pian piano. A me dà fastidio che sta lì quel bastardo. Ok. Tanto è il biscetto, se lo acchiappi lo Però puoi. non nel panico, durante il panico è un inferno. No, durante il panico no, non ci andrà addosso. Sto cercando di non... Oh, che cavolo. No, non mi servi, cavolo. Non riesco a trovare niente. Piano. Oh. Sul serio? Oh! Oh, ok. No! Di poco! Di poco! Di poco! È andata in... Ma però stanno da solo! Sta andando in punti A, perché giustamente la parte più estrema... Però per poco, bro! Per pochissimo! Però ha retto molto, eh. Ha retto molto. Vabbè, che palle, ragazzi. Dico che palle perché, cavolo. Fammi bere, va. Che cacchio ha preso? Lancia. Ecco. Posso, beh. Ce la stavamo per fare perché avevamo scoperto troppe cose, capito? Allora, cambialo questo qua però, perché sta lampeggiando sotto, guarda, non si toglie, questo è scritto dopo almeno abbassa, quindi mi sa che questo sta spaventato. No, non è più cosa con lui. Ci vuole No, uno. no, no. Oh, senti tu, hai. Che ne dici di collaborazionare? Ma pure lui. No, credo che in generale. No, no, credo. Allora riprendi quello e non so, fallo riposare un po', magari la dormita e Sì. passa la paura. Sì, secondo me sì. Ormai è perché è caduto in panico, ormai. Ha avuto una sfiga però, mamma mia, poverino. Sono stato a dormire, vediamo se... No, niente, quella scritta non si toglie, quella... Vai a cercare cos'è Dopamina. la dopamania. Vorresti capire cos'è, aspetta. No, dopamina si dice. Ok, si è stabilizzato, però vai a vedere perché. Ah, ok, sì. Quindi alimentazione, sonno. E vabbè, dice salute intestinale, permettono di controllare la produzione di dopamina. È un ormone praticamente. Era talmente agitato che... Sono due volte, ragazze, che questo vi massacra, qua vi fa Quindi venire... lo hai fatto dormire, sì, appunto perché sta scritto, infatti, sonno e alimentazione. Mo tanto dobbiamo mangiare perché abbiamo di cibo pari a zero. Aspetta, vediamo se lo... Ordinario. Forse sono troppo lontano, vabbè, mangio.
Quello lo fanno quando mi seguono proprio, capito? Intanto mangiamo, ragazzi. Mi ha fregato il panico perché eravamo a un punto che stavamo per farcela. Uno mi mancava, capito? Mi mancava proprio uno. Intanto ne prendiamo un altro perché eravamo a sta. Ovviamente quell'ormone crea del terrore perché dice crea problemi nella mobilità, quindi è come se ti Ti blocca. petrificassi praticamente. Ma sai che è la mia fregatura? Che io stavo cercando, 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 mi ha fregato in quel. Però mo siamo in un punto che se lo riguardiamo dovremmo avere più possibilità di adesso di zona. Sì, perché adesso abbiamo scoperto più cose. Molto Ma bene. deve pure bere. Già fatto, no? Credo che è il Ah, e panico. allora è proprio. È il panico È adesso. proprio lui che si spaventa. Vabbè, ma lui è È più intelligente. sceso un po' la salute, diciamo. Oh, quello là un pitone. Vabbè, ma il pitone sta per fatti suoi, cioè non è Occhio che non ce l'avevi però il coso che ti proteggeva dalle cadute, quindi se cadevi ti spaccavi qualcosa. che. No, ho notato che dopo 8 metri, però giustamente sempre afferrare al Da là volo, sì, da là ti sempre. saresti fatto Vabbè, però mi afferra al volo, non sono pazzo. male. Se ti affetti, sì. Mica sono scemo. Che E posso. invece facevi tipo Geronimo. Vabbè, non sono così folle. Anzi, mo ho scoperto pure che c'è un percorso alternativo da giù a scendere da qua, quindi alla fin fine tutta quella cosa che abbiamo fatto è inutile, che si scende da qua, si scende. No, non si scende da qua. Mamma mia, che sfiga. Comunque ho scoperto che quello si trova in un punto superiore, non è sotto, quindi teoricamente dovremmo andare per di qua. E quindi adesso vediamo come farci. Se non moriamo male. Aio, aspetta, 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 aspetta. Ora, te lo stavo dicendo, attimo, che queste però sono le rapide. Lo so. Ok, ora qui non abbiamo niente da scoprire. Ecco. Pitone. Pitone che non manca mai. No, è il pitone proprio, o uno o l'altro. Però sempre ripeto, meglio il pitone che. Sì, meglio il pitone che qualcosa di più fastidioso. Vedi, Il mo pitone si. ti guarda, ma allora tieni il bastone, se ne scappa Sì, abbiamo pure. scoperto che col bastone si caca sotto il pitone. Invece con due si spaventa Signore quell'imbecille. spaventare loro, eh sì, esatto. Ma io credo che dobbiamo anche essere a un numero elevato, eh. Ehi, vedi, vedi, guarda quanto è vicino quello. Oh, questo lo puoi già. Ma No, però poi lo se. puoi pure identificare, è vicinissimo. Ma no, sta morendo. Troppa intelligenza, signor. Oddio. No, veramente si è applicato troppo, si è applicato. Comunque effettivamente diciamo la stamina scende sia quando si applica a livello intellettivo che quando si applica a livello fisico, è giusto, perché simula stanchezza sia mentale che fisica. Grande. Si è spostato Due l'alpido. pitoni. Ah, due. Sei pure nel buio, però. Ecco. LOL. Vabbè, sì, è normale. Ma il bello è che i due pitoni L'umano è non si bastone, loro. toccano. Attento Ma voglio. però che stai sempre al. Ma voglio capire perché. Perché? Cosa c'è che qua mi sta dando molto fastidio? È perché è una zona che non sappiamo, non conosciamo bene. Ho capito, però ci dovrebbe stare il. Ci dovrebbe stare un punto interrogativo.
Invece non c'è, vedi? È proprio qui vicino, oltretutto, cavolo. Vedi? È quell'area lì che non conosci. Forse l'aria è questa. Sì, è questa. Ok, è quest'area qui, da lì. Ok. È interessante. Ma è questa però riferita a quale punto interrogativo? Credo che è quello lì, però a sto punto c'è via. Ah, vedi, qui sono anche odori. No, è di qua che... Ah. Quindi forse sulla È sulla potrebbe essere vetta. sulla roccia, È eh. sulla vetta, lì sopra. Interessante. Oddio. E chi ci sta sulla roccia? Noi non vediamo niente per ora da qua, giusto? No, non abbiamo nessuna visibilità. Noi si deve poi salire lì sopra forse per... ma buongiorno. Ok, no, perché vedi, noi abbiamo esplorato tutto qui. Non sento odori particolari da fare, capito? Là avevo visto le lumache. Lì è un punto interrogativo. Questi sono punti, tranne questo, non è un punto interrogativo. C'è qualcosa che mi scopo. Ah. Ok. Vedi? Noi dovremmo andare. Vedi dove eravamo prima noi, vedi? Dove sta il coso delle cascate, che eravamo aria più in là. Sì. Ecco, noi dovremmo andare in quel punto. Quindi siamo nel punto alto. Da lì in poi noi abbiamo esplorato. Quindi vuol dire che lì no, è solo che noi siamo un punto cieco verso lì sopra. Ma che cacchio c'è lì sopra? Non ci si può arrivare. Boh. Beh, bella domanda, effettivamente. Vabbè, noi dobbiamo andare per di qua. Quindi andiamo per di qua. Ti pareva, eh? Oh, però ti manca pochissimo. Dai, la luce si è No, palesata da qualche parte. adesso si è palesata. Sì, prova dove sta e vacci. Eccolo. No, dobbiamo trovare quell'altra. Solo che io l'ho vista che era nascosta. Ah, ma questo è un'ombra. Allora, boh, aspetta, aspetta, riusciamocene. So questo qua di Riesci un nuovo. attimo, così almeno eviti il panico. Oh, eccolo qui. C'è qualcosa che non quadra. Anzi, mo cammino per questa direzione qua. Perché secondo me dobbiamo arrivare là, capito? Però è... C'è qualcosa che non va, ragazzi, non riesco a capacitarmi. Anzi, sai che famo? Ti trovi qua, fa la magnate. Sì, mangia, mangia, fidati. Oh, questo, guarda questo come Come? sazia. Sì. No, non esageriamo, lasciamolo qui questo. Cambio. Credo che quello Oh, ti sia. sei ripreso un bel po' mangiando il quello è uno smilodon là. Cos'è No, quella cosa nera? No, è una pietra. è una pietra. E Mannaggia, la mia ero vista nella nera. credo che sia il In meteorite. alto, sopra la cascata, il punto dove ci siamo messi. No, 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 il meteorite, c'è il meteorite, bro. È Ah, qui. tu dici questo sia il meteorite, dici? Sì, è il meteorite. Ma non ce lo segna però da E mo investigare. lo scopriamo. Razza di rumore molesto. Comunque non ci sono manco predatori qua, troppo strano. Non te li chiamare, noi quando non ci sono siamo contenti. Non ci dispiace, vero?
Vedi? Il meteorite. Che? Beh, te pareva. Muriamoci lì. Non devi trovare solo sta cavolo di palla bianca per uscire dalla paura. Ah, c'è il sole. Io credo che c'è un errore, non può starci. Allora noi ci mettiamo qua e lo raggiungeremo in un secondo momento, Continuiamo ad andare verso quel punto, questo lì. sì, no, sto guardando. Perché non c'è nessun altro punto per arrivarci, capito? Questi sono i massi, credo che sono pure i punti più alti del gioco, cioè, boh. Secondo me là non si può arrivare, secondo me. O forse c'è il trucchetto che in realtà l'area è tutta un'altra parte. Aspetta. Ho fatto una genialata, zitto, che E momento. questa? No, ho solo spostato il modo per camminare in un modo che... Cavolo, è così vicino. Perché se non scopri la zona non te lo fa prendere. Finché non superi sta paura della zona, purtroppo non ti fa prendere il punto. Ma non è possibile che no. Il problema è... No, o siamo noi troppo lontani, no signori, siamo noi che stiamo andando troppo lontani, credo che qua non ci dovremmo poi venire. Ho la sensazione, signori, che questa non è la zona dove dobbiamo stare. Ho sta brutta sensazione, qua non ci dovremmo Intanto stare. obiettivi non ne abbiamo. Quindi... Noi eravamo lì, guarda dove eravamo tempo. Fammi vedere se ci sta un'altra area da conquistare, da bloccare. Vedi, abbiamo conquistato pure quella, abbiamo bloccato, vedi? Io ho l'impressione che qua si smale. E può essere che si arriva lì sopra. Non può essere. Tutto può essere, lo sai? È possibile. C'è qualcosa che non torna. Non può essere. No, lo devi sbloccare in qualche modo. Ma come lo cacchio lo sblocchi essendo che sta là? Madonna. No, sto veramente è difficilissimo. O se no, sai che fa? Aspetta, aspetta. Forse lo possiamo fregare. Aspetta, aspetta. Andare poi all'estremità di là, guarda. Aspetta. E se andiamo un po' di qua? Ok, Quella eccolo quel bastardo, guarda dov'è. è proprio sotto il punto, manca a farlo apposta. È troppo lontano, ho notato. Però così ti suicidi, fratello! 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 Perché? Sì, muoviti. No, vabbè. Beh, me si è salvato. Si è salvato. È troppo lontano. C'è qualcosa che non va, bro. Lì no, Come no. ci si passa per andare là? Vabbè, Dobbiamo andare da un'altra parte. non te devi fare la solita dormita per recuperare l'ormone che si è abbassato. Allora, sai che famo? Allora, io non posso vedere la mappa, mannaggia, però ti ricordi dove noi siamo, dove eravamo andati quella volta e ci siamo caduti in panico? Non Sì. dall'altra parte, non questa qui. Dall'altra. Dobbiamo sbloccare quella parte lì, secondo me. Per poi risalire e bloccare quell'area che non possiamo andare. Secondo me.
Dove ci stava l'albero gigante? Dobbiamo andare sopra dritto e evitare tutto. Ecco, acqua. Ah, ok, solo acqua. Ok, bene. Vieni qua. Eh sì, per forza, solo quella. Allora a sto punto credo che sia quella la causa. Almeno sblocchiamo mare. Magari scopriamo qualcosa. No, perché abbiamo visto dove si sblocca, purtroppo. Quindi penso che lì non va più bene lì. Che fare, ma porca miseria. Ma che palle. Aspetta. Vabbè, mi sono distratto. Ah no, ma io sono scemo, perché uso questi? Uso questi. Ok, vedi che mi copiano? Oh, bravi. No, però sono intelligenti, dai, sono diventati intelligenti. No, devo stare attento. Eh no, perché ho sbagliato, aspetta. Vediamo chi riesce a fare la cosa. Nel frattempo, signori, sviluppiamo. Ma qua in questa zona qua abbiamo che piove molto di più rispetto alla zona di prima, eh? Ok, come non detto, ci ho provato, ragazzi. Forse è l'uno che ci vuole provare? No, ok. No, comunque è vero, piove molto. Eh? Che è successo? Sì. Vabbè, non lo so. Che stavo facendo? Volevo prendere un tronco, ma è uscito male, vabbè. Ah, ha smesso di piovere, assa fa. Intanto. Anzi, vediamo se riescono a. Intanto troviamo che cosa c'è qui. No, voglio fare questo. Che kill è, non è che ci vuole un genio a capirlo, eh. No, questo non mi interessa più. Oh, non riesco a prendere più quello lì, eh. Guarda. Ah, ok. Ah, perché giustamente non è completato. Ha ragione, non è completato. Ah. Ah, dici il bastone, ecco perché forse non ti hanno imitato. Infatti. Vabbè, non fa niente, prendiamo un altro. Va bene, ragazzi, andiamo. Ultimo tentativo, se questo ricade un'altra volta in paniche, cose varie, cambiamo, perché sennò questo inizia a esaurirsi. Si mette in un angolino a deprimersi, perché ormai lo stiamo massacrando. Ma posso provare di uccidere il pitone? È l'unica creatura che sta qui. Predatore. Ci proviamo?
Sì, dai, attento che il pitone se ti becca ti fa sanguinare. Abbia più tempo rispetto a prima, eh. Eccolo. Oh, l'hai preso! Sì. È ancora vivo. Quindi ci vuole più di un colpo contro quello. Ah, vabbè, sì, pure che era il cinghiale richiedeva, mi pare, due colpi. E forse questo vale 3. Però l'ho colpito. Ora ma dobbiamo prendere però l'altra arma. Dobbiamo andare a pigliare un altro lancio, però, sì. Almeno abbiamo scoperto che non è un one shot one kill. Però hai sbloccato pure, visto, hai sbloccato che sa che praticamente il pitone può essere colpito. Ma questo è buono. Ebbene, dovevamo fare queste prove, signori. Eh beh, sì. Prima o poi ci tocca farlo. Il pitone è praticamente la seconda creatura più pericolosa, quindi imparare a colpirla e a batterla è tanta roba. Credo, forse la terza è più pericolosa, perché la seconda forse potrebbe essere l'alligatore, cioè il coccodrillo. Ma io credo che quello non lo attaccheremo mai. Non lo so perché. Ma io sempre stare più lontano possibile, eh? Comunque vedi che la sua cosa di vita è più bassa del normale. Oh, però se la battiamo. Però non l'abbiamo ucciso, secondo me, sai perché? Perché non l'abbiamo puntato bene. No, credo che ci vogliono proprio più di un colpo. In fondo sto usando un bastone con una punta rudimentale, neanche una lancia. È vero, anche questo è vero. Madonna, quando impareremo a usare la lancia? Ci vorrà molto tempo, però mai dire mai. Oh, però se ci togliamo il pitone di zona, già è tanta roba. Si dovrebbe fare poi la lancia, si dovrebbe fare poi il bastone che ho messo praticamente una pietra appuntita davanti. Però dobbiamo poi legarlo in qualche modo, dobbiamo. Esatto, deve essere legato in qualche modo. Le uova non le possiamo mangiare. Allora, fatemi pensare, dov'era il pitone? Dove potrà mai stare? Perché dovrà ritornare prima o poi, no? Anzi, qua c'erano due facoceri, quindi cercare in modo che quel pitone rompa scatta gli altri due facoceri non mi dispiacerebbe prima. Ah, eccoti, guarda come stavi ritornando. Sì, ma vieni con me, anzi. Riesci a venire da me? No, voglio che vieni da me un attimo. Perché io mi credo che qua c'ho due facoceri, dai. Ok, ha deciso di venire. Dimmi che sta avvenendo. Col cavolo. Vabbè, ci ho provato. Ah, sta venendo qua però. Ci sono problemi. Ah, sta tornando indietro, ok. Vorrei. Allora sai che è? Però io mi dico che qua c'è dei facoci. Aspettate ragazzi, prima di partire all'avventura, io mi dico che qua c'è due facoci del cavolo che mi dà un fastidio enorme. Credo che sono ancora vivi. Visto? Ok. Poi come bastardi scappano.
Minchia, gli ho passato pure davanti. Ok. È quello che volevo. È uno. Fuori uno. Io ho detto, c'erano due, c'erano. Mo ce lo togliamo di mezzo. Però mi ha fatto male. Tra l'altro dove cacchio stava quell'altro imbecille? Madonna, pure il coso del freddo. Oh, questa pioggia però rompe il cacchio in una maniera. Non ho mai visto un fastidio del genere con la pioggia. Inizio che io lo odio questa pioggia comunque, ragazze. Questo facocero del cavolo che sta gironzolando, perché io lo sento. Oh mio Dio. Guarda il serpente, il pitone. Ah, questo non l'aveva mai cagato. C'è una tigre là. Quella la dobbiamo far fuori dal serpente. Sì, vieni qua, pitone. Ma tu c'hai, ovviamente c'hai la... Ah, la Ah, almeno hai fatto la soddisfazione. biscetta da mezzo per far finire. No, dall'altra parte. Ah, tiene pure la cosa avvolta, non lo sapevo. Allora, stai sanguinando, c'hai un osso spaccato malamente. Oh, però, dai, vieni qua. Ma tanto questo morirà. Se non ti vai a curare, sì, tanto camperà poco. Volevo trovare dove stava il coso. No. Ma guarda come scappa il pitone. Che fa? Perché sai che è? Perché mi ha ammazzato, però non... vabbè, ma io sono morto perché non trovo... Devo trovare una cura. L'erba, se vedi se riesci a trovare almeno l'erba quella là per fermare il sangue. No, vedi come quanto poco ho. Che culo. Non sta dove sono io, ovviamente, no? Guarda dove dovrebbe stare, no? Ciao pitone, lo so, ma io qua la rischio. Cavolo. Facocero! Ecco l'altro dov'era! Ecco dov'era l'altro, porca miseria. Ma sto anche l'altro. Ma tu stai messo però sempre male. Lo so, però ci sto arrivando alla cosa almeno, capito? L'osso almeno non è un problema, capito? Il problema No, l'osso no, è il sangue che devi fermare. è se mi dà la possibilità di non sbagliare mira, porca miseria di quell'albero. Infatti ho sbagliato albero Cioè non è che ho sbagliato tronco. Cioè poi per favore, poi per favore, poi per favore arrivare qui. Oh grande. Oh grande. Applica. Mamma mia. Ma che cos'è? Un altro rumore molesto. Ah, è il pitone. Ok, è andata. Mo' il pitone, come faccio a farlo attaccare a quella... Vedi che c'è un'altra tigre dente a sciabola là, figurati. Aspetta. Chi dei due? Chi dei due? Stanno arrivando? Grande! Ci sono tolti anche questo. Oh!
Oh, la soddisfazione. Meno male che mi è venuto l'idea. Oh, hai fatto una strage di deficienti. Grande. Ora posso anche andarmene. Marò. Che culo. Bro? Mamma mia. Ora è tardissimo, devo trovare un posto dove dormire. Anche se potrei mettermi qua, secondo me. Ecco qua, dai. Beh, vabbè, dimmi che ovviamente doveva pure piovere mentre dormo, no? Certo, bisogna no. Che cosa fai come... Mancanza di cibo. Ah, quello è il cibo, quello là. Stomaco vuoto. Cibo. Sì. Beh, il cibo non dovrebbe essere un problema, appunto. E se l'è cavata questa. Avevi combinato malissimo, vabbè, però per fortuna quell'albero di il frutto del capok che praticamente cura il sangue, perché quello che ti ammazza stai è il sangue, cioè Sì. quello se non si ferma la perdita è pericoloso, poi l'osso bene o male piano piano lo aggiusta. Allora facciamo qua. Ah, il pitone mo sta ritornando. Se io lo ammazzo, ci sono tolti tutti i predatori. Praticamente. Hai capito? Ma devi pure bere, no? Sì, Solo no, a sugo. mangiare però vado a mangiare un'altra parte. Però la stoppiamo qui perché dobbiamo ritornare. Perché il video già il video è durato 50, praticamente 60 minuti praticamente. La stoppiamo qua. Wow, si è salvato con culo. Questo credo che facciamo fare l'ultima cosuccia e poi cambiamo poi il personaggio. Che questo sta. Sì, sta Ok? fatto abbastanza, sì. Che poi credo che dagli occhi si vede che sta morendo. Dai. Guarda, sta proprio. Agli occhi rossi, lol. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella raga.